ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. La riorganizzazione della macchina sanitaria, la prospettiva dell'integrazione sociosanitaria su cui spingere in particolare il PNRR, ma anche l'esplodere di disturbi psicologici causato dalla pandemia e le mutevoli esigenze di una società sempre più ansiosa e frenetica. Sono alcuni dei temi analizzati nel convegno promosso dalla vicepresidente della Commissione Sanità, Simona Lupini. Abbiamo anche ascoltato dei dati che ci hanno molto preoccupato sul disagio dei giovani, su come la pandemia ha prepotentemente messo in luce il bisogno di essere presi in carico. Questa è la parola che usiamo, la presa in carico, che ha bisogno poi di risorse, ha bisogno di personale, e tutte le voci che hanno composto questo coro di operatori del sistema sociosanitario della nostra regione hanno chiesto più personale, piante organiche messe in condizione di funzionare al meglio per poter dare una risposta vera a un bisogno che è davvero sempre più prepotente, sempre crescente e che diventa sempre più complesso e richiede un'equipe specializzata multidisciplinare che possa accogliere il disagio e dare una possibilità di risoluzione e di cambiamento. Grazie alla tavola rotonda tra istituzioni e tecnici è stato possibile mettere a fuoco le esigenze della professione e il suo ruolo all'interno del sistema sanitario regionale. Una riflessione multidisciplinare sull'evoluzione delle cure psicologiche e la loro relazione con i comparti sociale e giudiziario. Servono risorse nella salute mentale, serve una riforma dei consultori che stiamo a tutti attendendo, serve che l'UMEE possa avere neuropsichiatri infantili oltre che psicologi, e quindi serve davvero un'integrazione anche con l'autorità giudiziaria, con chi poi fa le segnalazioni, con le forze dell'ordine. Dobbiamo davvero fare squadra per dare risposta al mondo del disagio, siano essi bambini, adulti, adolescenti, famiglie. La società ci sta veramente chiedendo di investire.